Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap. Siamo quest'oggi con lo showcase del nuovissimo Trunks Dokkan Festival in uscita probabilmente durante la giornata di domani. E personaggio che oltretutto a me piace tantissimo, non tanto in game, nel senso mi piace tantissimo proprio come personaggio durante la sua prima apparizione, perché questo qui è proprio il Trunks che appare per la prima volta nella serie e che sciotta malamente sia Cold che Mega Freezer. Detto questo però, prima di iniziare con lo showcase, io vi ricordo che potete trovare in descrizione questa felpa di Vegito, come potete vedere, se vi piace, trovate codice sconto e tutto il resto, mi raccomando, tutto in descrizione. Detto questo però, io direi di andare a leggere prima di tutto la carta. Andiamo a vedere cosa ci riserverà questo Trunks. Leader Skill, Entrusted Will, quindi nuova category, o Android Cell Saga, Ki più 3, HP 130% e attacco e difesa più 170%. In Super Attack, Crisis Defense per un turno, quindi non staccabile. In passiva, attacco e difesa più 100% di base. In più, attacco e difesa più 100% quando attacca, quindi voi post attacco, prescindere che sia un super attacco o meno, voi attivate un difesa più 100%. In realtà l'attacco consideratelo già come 100% più un altro 100%, ok? Poi, great chance che ammontano ad un 70% di lanciare fino a due attacchi addizionali, e questa è una cosa importantissima per la sua forma base. Perché? Perché nel momento in cui voi avete lanciato con questo personaggio tre attacchi, sbloccate... avete il 70% attenzione di lanciare un attacco addizionale, quindi potenzialmente potreste lanciare, per dirvi, un quarto attacco all'interno del turno, con per l'appunto che può diventare super attacco. È una cosa importantissima questa qui, che testimonierà, diciamo, la differenza fra la versione base di questo PG e la versione poi trasformata, perché ovviamente ha la trasformazione. Vi farò capire anche che cosa intendo. Trasformazione triggerabile in quale momento? Nel momento in cui voi avete lanciato 6 attacchi con questo personaggio, ovviamente, durante la battaglia. Si trasforma ovviamente in Super Saiyan, e questa è anche una cosa importantissima perché la active skill causa anche sul nemico stun e seal del super attacco per un turno. È una cosa ottima questa qui. Le link skill sono queste qui, quindi Messenger from the Future, Call Judgment, Royal Lineage, Saiyan Lineage, va bene. Queste sono le categorie. Detto questo, torniamo in game e proviamo finalmente il personaggio. Personaggio che ho inserito in Cell Saga. Prima domanda, Blazzy, ma perché l'hai inserito in Cell Saga, per dire noi in Hybrid, eccetera? Perché in Cell Saga, avendo la garanzia di avere un turno totalmente di Cell Saga, abbiamo la garanzia di sbloccare una ability, diciamo, che poi vedremo nel momento in cui si andrà a trasformare in Super Saiyan. Seconda domanda, Blazzy, ma perché hai inserito sto pippone di personaggio, sto cell che non serve a niente? In realtà è vero, non serve a niente, ma ai fini di questo showcase ci servirà. Per quale motivo? Ve lo spiego sempre quando lo trasformeremo a Super Saiyan il personaggio, va bene? Detto questo, difesa di 107.000. Lo mettiamo in turno insieme a questo Trunks, che è comunque uno dei suoi migliori linker, soprattutto nel momento in cui poi si trasformerà in Super Saiyan il nostro Trunks, perché cambierà Saiyan Warrior Race con Super Saiyan, quindi una cosa ottima. Ora, mi sono lanciato all'interno di questo evento, dell'evento di Buan, per quale motivo? A parte perché è lunghetto, a parte perché ha un'ottima damage reduction, quindi non dovrebbe scoppiare totalmente subito soprattutto. Ah, intanto ragazzi, cosa importantissima, il personaggio lo stiamo provando ovviamente a Link 10 e tutto il resto, ma lo stiamo provando ad Ability 1, che credo sia molto più vicino alla realtà piuttosto che provarlo a Link 10 Full Ability, senza farvi capire nulla. Ora, qui abbiamo lanciato un additional super attack, non ho fatto caso se avevamo lanciato gli altri due colpi, però tenete conto che questo additional probabilmente potrebbe essere derivato dal lancio di 3 attacchi all'interno del turno, ok? È una cosa importantissima questa qui, perché veramente ci farà capire la distinzione netta fra la sua base form e la sua post active, quindi la sua trasformazione, che ve lo anticipo, nella base form avremo un personaggio molto 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 più basato sugli additional. Per quanto riguarda invece la versione Super Saiyan, avremo un personaggio molto più vicino a quello che è magari
il Trunks LR fisico, cioè un personaggio molto più votato al critico, ok? Tenete a mente questa cosa. Detto questo, ovviamente non possiamo mettere in rotazione con questo Trunks, visto che ha stesso nome. Difesa 127.000, ma attenzione, perché qui abbiamo in teoria due buffer in realtà. Gohan che ci buffa Bond of Master, Masters, eccetera, vabbè come caspito si chiama la category. E anche questo Trunks che, se non vado errato, anche buffava Android Cell Saga. Detto questo, o Vegeta Fail, non me lo ricordo onestamente, qui lapsus mio. Va bene, comunque siamo buffati all'interno di questo turno, va bene? Però noi cominciamo a tener conto degli attacchi che lancia Trunks, soprattutto considerando anche la trasformazione. Quindi col primo abbiamo lanciato almeno 3 attacchi e quindi siamo almeno a metà strada dall'active skill condition per l'attivazione, ok? Primo attacco, secondo, terzo. Qui in teoria potremmo attivare il ma quante ne ha lanciati di attacchi? Qui secondo me si è messo di tutto, si è messo... Allora, in teoria dovrebbe essere... Vabbè, primo attacco, ok. Poi il primo additional. Abbiamo attivato probabilmente, immagino, anche il secondo additional. Poi mi sa che abbiamo attivato anche il 70% dell'altro addizionale. No, in realtà però quello lì è strano, perché io ho capito che il 70% addizionale dell'addizionale è super attacco. Di sicuro si è messa di mezzo l'ability comunque qui, non c'è dubbio, c'era dell'ability dentro. Ok, detto questo, abbiamo lanciato parecchi attacchi con quell'altro, con il leader nostro, ok, non con l'amico. Quindi probabilmente nel prossimo turno con l'altro noi potremo già trasformare il personaggio. Ma ve lo anticipo, probabilmente non lo faremo subito. Intanto vi ho fatto vedere la difesa, la faccio notare, 120.000, ok. 120.000 sempre pre-lancio. Prelancio di un qualsiasi attacco, ricordatela questa cosa. Quindi voi quando andate a vedere nelle informazioni il personaggio e vedete, oh, sto personaggio c'ha 80.000 di difesa. In realtà c'è 80.000 di difesa magari se voi lo mettete primo e a tankare i primi colpi. Ma in realtà poi quando tankerà gli altri colpi, se voi lo mettete sempre, se voi lo giocate sempre secondo questo personaggio, voi attiverete sempre, e dico sempre, comunque la difesa più 100% separata, la difesa più 100% addizionale, ok? Mi raccomando, questa è una cosa importantissima. Quindi valutate il personaggio non per i numeri che vedete, ma cercate di guardare più una visione d'insieme. Quindi la difesa non è quella che vedete lì, ma in realtà la difesa è un'altra, soprattutto se giocato da secondo o terzo il personaggio. Allora ragazzi, sto saltando direttamente avanti, perché c'è stato un turno secondo me inutile, cioè era proprio inutile da guardare. Attenzione, perché questa è una cosa importantissima e che probabilmente vedrete molto di rado, ok? Soprattutto negli eventi un po' più particolari. Motivo per cui ho deciso in questo showcase sia di portarmi Cell Saga e tutto il resto e sia di lanciarmi in questo evento. Perché adesso noi trasformiamo Trunks. Soprattutto tenete a mente che questi link in questo momento cambieranno, quindi aggiungeremo un ulteriore link in più con cui linkare con il Trunks Super Saiyan, visto che andremo ad ottenere Super Saiyan a discapito di Saiyan Warrior Race. Quindi trasformiamo Trunks prima di tutto. Vai. Super Saiyajin wa Son Goku san hitori janai. Koko ni mo ita toyukoto da. Molto bello, non so se avete visto l'animazione. Buu ha fatto un'animazione un po' particolare, oltretutto si era già attivato nel momento in cui avevo proprio lanciato l'active skill. C'è stata un'animazione un po' particolare, andiamo a capire un secondino cos'è che è successo in generale. Che noi nel momento in cui ci siamo trasformati abbiamo contemporaneamente silato il nemico, il super attacco del nemico, va bene? In più, trasformazione di Trunks. Andiamolo a leggere. Super Attack, Greatly Resist Attack e Defense per un turno. Ottimo. Passiva, attacco e difesa 100% e attenzione, 70% di performare un critico. Ma attacco e difesa più 100% quando lanciamo un super attacco, cosa ottima questa qui, e critico garantito però solo per la prima volta. Ok, quindi noi questo turno ce lo faremo col critico garantito. Addizionale più 50% quando il nemico è debuffato o in attacco o in difesa.
E sta proprio qui il motivo per cui io mi sono portato dietro quel Cell AGL, perché in passiva lui c'ha diretto il debuff in attacco al nemico. Ok? Avete capito il motivo per cui me lo sono portato? Per lo showcase. In più, addizionale attacco più 50% quando il nemico è stannato o è silato. Per l'appunto adesso è silato, quindi noi attiveremo il 50% aggiuntivo. Mentre hai chance, quindi alte chance, 50% sì, di stannare il nemico attaccato per due turni quando gli alleati sono dell'Android Ser Saga. Capite adesso il motivo per cui io mi sono lanciato con Android Ser Saga, ho fatto quindi certe scelte, lo capite? Per sfruttare, per farvi vedere all'interno di questo showcase la totalità o quasi la totalità di questa carta, va bene? Ora, Link, come vi dicevo, passano in... trasformano Saiyan Warrior Race in Super Saiyan. Detto, adesso può linkare anche con questo Trunks STR, visto che avendo trasformato il Trunks AGL ha cambiato nome, quindi possono linkare. 4 milioni e 8, mica male. Considerate che ci abbiamo attivo il buff dato dal Seal, cosa che non vedrete spessissimo, ve lo dico. Detto questo, ci sarà un turno in cui, se tutto va bene, noi potremmo attivare, mi sa, spero, tutta la passiva di Trunks. Tutta. Ok? Il turno non è questo qui. Quindi io non lo trasformo in questo momento. Non lo trasformo. Vediamo un attimo vicino a Super Vegeta come va. Una chiavica. Ripartiamo da qui. Abbiamo finalmente il turno che volevo tanto, tantissimo farvi vedere. Eccolo qui. Ce l'abbiamo finalmente. Perché sfruttiamo finalmente anche Cell. Ok? Qualche turno di intermezzo non ve l'ho fatto vedere. Adesso capirete perché. Per quale motivo? Perché noi all'interno di questo turno in teoria già possiamo in realtà, ma sfrutteremo in tutto e per tutto le potenzialità di Trunks. Già è stannato e quindi attiveremo già Super Saiyan l'addizionale attacco più 50%. E anche debuffato in attacco, quindi attiveremo anche l'altro addizionale super attacco più 50%. In più lo vado a trasformare, vado pure a silare questo Buu, quindi fateci caso, mi raccomando, facciamolo, vai. Perfetto. Oltretutto, altra cosa. Trunks, in teoria... No, in realtà mi sa che l'avevo stannato nel turno precedente. Sì, probabilmente l'avevo stannato nel turno precedente. Vabbè, comunque l'avremmo stannato lo stesso all'interno di questo turno. 100-100 perché abbiamo attivato l'active skill. Ragazzi, allora, 115.000 di difesa, ricordiamolo, sempre pre-lancio. Noi, in teoria... Non voglio dire una fesseria in questo momento, ma noi in teoria in questo momento staremo attivando praticamente la full passiva totale di questo Trunks. Ok, attiviamo attacco e difesa 100%. Attiviamo l'ulteriore attacco e difesa 100% al lancio del super attacco. Attiviamo l'attacco più 50% col nemico debuffato in attacco. E attiviamo l'attacco più 50% col nemico stannato e osilato. Raga, la qualunque avremmo anche attivato probabilmente a prescindere anche, immagino, spero in realtà... Lo stun tramite i Ser Saga all'interno del turno. Questa è la full passiva di Trunks. Dovrebbe essere più o meno la full passiva di Trunks. 4-6, anche se ha caricato meno di prima. Questo è il critico garantito. Ragazzi, il personaggio è questo qui. Chiudiamo anche con questa windscreen, insomma. Il personaggio secondo me è molto bello. Non è must have, non è incredibilissimo, nel senso, mamma mia, miglior Dokkan Fest del gioco, fra i top assoluti Dokkan Fest del gioco, secondo me no. Però è un bellissimo personaggio. Vale la pena pullarlo? Ma dipende dal banner e dipende anche da come siete messi. Se volete concludere qualche team, chiudere qualche team, tipo in hybrid potrebbe girare abbastanza bene questo personaggio, ve lo dico. In Ser Saga, Android Ser Saga è interessante, soprattutto gli fate sfruttare praticamente quasi tutta la passiva, a meno che poi non vi troviate in eventi in cui vi bloccano a prescindere.
Spero che questo showcase vi sia piaciuto, perché ho cercato veramente di mostrarvi di tutto e di più del personaggio. Quindi spero di avervi dato un'idea generale. Quindi a questo punto mi piace, commenti, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Condividete questo video e noi ci diamo appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.